la gioia immensa è vedere delle persone che vengono in negozio a comprare i giocattoli per i propri nipoti. C'è stata una nonna che alla fine ha comprato un giocattolo per la nipote e quattro per altri nipoti immaginati. È stata una cosa che ci ha lasciato imbarazzati. Giocattolo sospeso per il terzo anno, un'iniziativa della città di Napoli, del nostro comune, voluto dal sindaco Luigi De Magistris e curato dall'assessorato ai giovani. Quest'anno la rete di 15 giocattolerie storiche della città ha fatto sì che fossero più di 1000 i giocattoli acquistati e donati. Donati ad una famiglia, ad una bambina e un bambino che non conosciamo ma che diversamente non avrebbe avuto questo gioco. È un'iniziativa legata al Natale, ma finite le festività natalizie, come spesso accade, la mano che dà è più forte di quella che ha bisogno. Quindi ci sono dei giocattoli che restano presso le giocattolerie, nessuno si è rivolto al commerciante per ritirarli, qualcuno lo ha fatto, ma tanti altri giocattoli sono rimasti in deposito e quindi diamo vita ad una grande festa nella sala giunta del Comune di Napoli, che vuole essere anche un momento di trasparenza e di racconto, dove consegneremo alle associazioni che sono in prima linea impegnate con le bambine e bambini della nostra città in tutti i quartieri napoletani i giochi, e lo faremo all'insegna di una grande sensibilità per le disabilità, una grande sensibilità soprattutto per le periferie, ma soprattutto per il gioco, perché il gioco, lo dobbiamo sempre ricordare, è un diritto dell'infanzia e dell'adolescenza ed è un momento fondamentale di fortificazione dell'individualità di un piccolo cittadino che cresce nella nostra città. Un grande successo per un'iniziativa che cresce ed emoziona. Il giocattolo sospeso a Napoli ormai è una realtà consolidata che ha messo in moto meccanismi di solidarietà che riflettono la generosità innata dei cittadini. Ed il bilancio parla da solo, con numeri che coinvolgono anche i commercianti e le associazioni del terzo settore che hanno aderito. È sempre molto emozionante vedere tanti bambini che condividono una gioia e che, quando è protagonista l'amministrazione comunale e quindi le istituzioni a contribuire a questa gioia, diciamo, è sempre una soddisfazione non di poco conto per noi. Il futuro della città è in questa sala, quindi per noi è un onore e un onore lavorare per loro e dargli un futuro migliore. Il diritto al gioco è un diritto internazionalmente riconosciuto, è un momento di crescita fondamentale per i bambini, grazie ai napoletani che hanno permesso a tutti i bambini della città di avere un gioco nel Natale o nell'Epifania, e grazie alle associazioni che si faranno anche garanti per tutti i giocattoli non ritirati dai cittadini, che ora verranno distribuite tra i ragazzi e soprattutto tra le famiglie che non possono permetterselo, grazie a giocattolai che hanno voluto questa iniziativa e all'assessorato di Alessandra Clemente.